Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Apriamo la surprise! Sì, che bella! Ho fatto cadere tutti gli ospiti di questa nuova puntata. Allora, per questa meravigliosa... voglio dire che questa ball l'ho scelta io a sto giro, non l'ha scelta mio marito, perché ultimamente ho fatto molto, molta cilecca, insomma. Questa volta l'ho scelta io la ball e speriamo bene. Allora, per l'apertura di oggi, aspettate che non mi ricordo il nome di una. Ah sì, Sporty Shortstop. Sì, perché mi sono portata Shortstop. Ma che caspita di nome è? Aspetta, fammi vedere se l'ho letto bene. Eh sì, Shortstop, vabbè, una fantasia nelle LOL. Comunque, stavo dicendo, per questa meravigliosa apertura di questa LOL, perché Tamara all'inizio qua è un po' così, ci siamo portati Shortstop. Sì, ciao! Poi la nostra mitica Pantalonico, ciao! Beh, chiaro, appresso gli va, chi gli va appresso? Maria Antonia. Poi abbiamo Queen Bee, sì, da tanto che non ci vediamo, ciao! Da tantissimo Queen Bee, tu sei finita? Ero in giro, va bene. Poi abbiamo le nostre Madame Queen e Go Go Girl, eccole qua, ciao! E siccome siamo disperati, siccome la disperazione qui è molta, visto le ultime due ball, tutte e due doppie, una sono già riuscita a cambiarla, che è VQT, sono riuscita a cambiarla, e in settimana penso che mi arrivi quella con cui l'ho scambiata, poi lo saprete anche voi con chi l'ho scambiata, e l'altra invece Sprints è ancora libera, per cui se qualcuno di voi fosse interessato a fare uno scambio con Sprints, oppure a comprarla, e niente raga, contattatemi sotto nell'info box, vi lascio tutti i link dei miei social dove potete scrivermi in privato. Ok, dopo tutta questa cosa qua, siccome abbiamo detto che sono cioè che c'è un po' di disperazione, oltre a avervi presentato tutte le LOL che vi ho presentato fino adesso, Tamara ce la fai? Sì, mi sono portata Harry Potter, ciao! Sì ragazzi, perché ho bisogno un po' di magia e lui la magia la conosce molto molto bene. Harry, fai un po' di magia sta ball. Sì, magia, magia delle ball. E siccome non ci basta la magia di Harry, mi sono portata pure Elsa. Sì, magia, magia della ball. Sì, fai che non sia la doppia. Abre, che d'abre. Vabbè ragazzi, io vabbè, non ho parola. Ok, dopo aver presentato questo macello di gente qua, no, la prossima volta mi porto pure Silente, Anna e il cappellaio matto. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di decente in questa ball. Ma vediamo se mi devo... Ah, aspetta, c'è il momento checklist, c'è il momento checklist. No ragazzi, non ce la posso fare io oggi, va bene. Allora, momento checklist, perché sono tante cose da dire in poco tempo, se non voglio che questo video duri un'eternità. Per cui la testa è quella che è. Andiamo col momento checklist. Eccolo qua, momento checklist. Allora, io vorrei trovare se la magia di Harry funziona. Vorrei trovare, vabbè, Dusk lo sapete, Flower Child lo sapete, poi di queste mi piacerebbe questa sinceramente. Adesso questa è una new entry, perché ho visto che è molto carina, mi piace, sì, ci piace. Queste due magari, Unicorn e Pharaon, ci piacerebbe molto molto molto. Queste non le guardiamo, questo club lo eliminiamo da checklist. Quest'altro club, questa non mi dispiace nemmeno lei. Di questo club vogliamo solo il maschietto, grazie, se potete ascoltarci. Di questo club, questo mi avete detto che non è una dottoressa ma una scienziata, per cui ci fa piacere sia la scienziata che l'astronauta. Poi, dopodiché, questo
Questa so che va alla grande, che è molto, anche se è popolare, però è abbastanza famosa, però a me non mi interessa. Questa mi interessa, questa con i bigodini mi piace talmente tanto, la Baby Doll, sì, questa mi piace tanto. Poi questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo e questa non ci interessa, a posto. Cioè l'abbiamo capito, no? Cosa vogliamo? Sì, l'abbiamo capito. Ok, apriamo la bowl. Apriamo la bowl e vediamo. Ragazzi, non si riesce ad aprirla bene sta bowl, ok? Cioè, non si riesce ad aprire, non si riesce ad aprire. Va bene così, Madonna, c'è l'indizio, c'è già paura. Oh mio Dio. Oddio. È qualcuno di questo club qua? Ti prego, non dirmi che è un'altra WRQT perché non ce la posso fare io stamattina, eh? Per favore. Allora, secondo me, Rocker Science. Rocket Science, l'ultima volta abbiamo trovato WRQT. Allora, cerchiamo di trovare Glamstronaut e PHDBB, la scienziata. Facciamo presto. Perché io un'altra WRQT, come si chiama lei, non c'ho voglia di trovarla. Grazie. Già l'indizio non mi piace per niente stamattina. Ma è possibile che io non posso trovare una di questo club qua? Cioè, mai nella vita? Non l'ho capita io, eh? Oppure una di questo qui? Cioè, non lo so. Sempre o questo o questo o questo. Quegli altri mai. Vabbè, andiamo avanti. Già l'indizio non ci fa piacere. Che vi devo dire? Che vi devo fare? E così. Oh, zitti, che forse questa si apre bene. Si è aperta bene. Ma sono saltati fuori anche gli adesivi, ragazzi. Non so come mai. Vabbè. Poi andiamo avanti, va. Vediamo se riusciamo ad aprire altro strato. Ce la facciamo? Non ce la facciamo? E apriti su. Ascolta, non si apre. Io la apro come viene. La bolla è rosa. Ok, abbiamo tatuaggio, l'adesivo. Tatuaggio, no, l'adesivo, il tatuaggio con su il telecomando della PlayStation. Vabbè. Cioè, ragazzi, io ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Vuoi vedere che stamattina la sbatto fuori dalla finestra? Se è WRQT? Sì. Stamattina vi faccio fare il volo di 3 piani, te lo dico io, te lo dico. Allora, andiamo con l'apertura, perché già mi girano a me. Non lo so come mai, ma già mi girano. Infatti, dobbiamo girare l'ambaradà. Oddio, non gira. Ma che è? Perché non gira? Ah, gira. Di qua non gira, perché non gira? Gira solo in un verso, bene. Gira la ruota, gira la ruota, al contrario, per favore, gira, gira la ruota, gira la ruota e tira fuori i sacchetti anche tu. Tira fuori il sacchetto, tira fuori il sacchetto. E vedrai che ti diverti anche tu. Gira la ruota. Aiuto, gira la ruota. E tira fuori i sacchetti anche tu. Oddio. Oh, sacchetti non escono oggi. Ok. Gira la ruota. Gira la ruota. E vedrai che ti diverti anche tu. Questa ruota ha dei problemi, ma noi tiriamo fuori i sacchetti. Ok, gira la ruota per l'ultima volta. Tira fuori il sacchetto anche tu. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ma stancata sta gira la ruota oggi, oh. Allora, i nostri quattro sacchettini.
Io ho paura, ragazzi. Io so. No! No! Voglio piangere! Ma fa un bagno, va! No, ragazzi, voglio piangere stamattina, veramente, voglio piangere. Perché non è possibile, non è possibile. Abbiamo fatto l'abbonamento, un altro abbonamento. Cioè, ve la apro subito, perché tanto ho già capito che è lei. Cioè, ditemi voi se è normale. Non è, Tamara, ma che cosa hai fatto? Oh mio Dio, ho sbagliato tutto, raga. No, sono troppo contenta. Allora, tiriamo via i coriandoli. Mamma mia, Tamara, sei un disastro. Sei un disastro. Allora, ragazzi, niente, a questo punto abbiamo trovato la... Com'è che si chiama? Aspetta, fammi vedere. PHDBB. Ascolta, io ti chiamo scienziata e così andiamo d'accordissimo. Abbiamo trovato la scienziata, non ci posso credere! Che tra l'altro... è una popolare, sì. Mentre l'astronauta è una rara, porca miseria. Ecco perché non si trova facilmente. E vabbè. Siamo felicissimi, siamo felicissimi. Finalmente la scienziata è qua. Allora, niente, apriamo anche gli altri sacchettini. Eh sì, Tamarinda, che cosa hai capito da questo? No, avevo pensato che era un'altra VRQT che mi sta proprio sulle scatole. E invece no, è la scienziata con due... Come mai c'hai due collane? Hai due collane tu? Fammi vedere dalla foto, perché... No, ne hai una. Mi hanno messo due collane, evviva! Perché mi hanno messo due collane? Non lo so, però ragazzi, credo che cambia anche colore, non ci posso credere! Acqua fredda, acqua calda, eccoci qua e via! No, nell'acqua fredda non funziona niente, nell'acqua calda neanche, bene. Perché non funzioni? Mi sembrava che cambiavi colore. È stata tutta un'impressione. Vediamo cosa fai. Ma tu dovresti cambiare colore. Eh sì, dovevi cambiare colore te. Come mai non cambi colore? Mi viene da dire. Guarda, fa. Oddio, mi stai bagnando dappertutto. Fa l'acqua delle orecchie, guardate. Sì, però potevi anche cambiare colore. Potevi fare lo sforzo di cambiare colore, no? L'acqua è gelata freddissima. Per cui. Non c'è, però va bene, sei bellissima lo stesso, mi piaci tanto, va bene, nell'acqua calda anche non fai nulla, vabbè, niente ragazzi, non cambia colore, ma non ci importa, perché siamo già felici di averla trovata, sinceramente, perché io stamattina stavo già per sbattere tutto fuori dalla finestra, e invece no. Allora, andiamo avanti con l'apertura, perché Tamara, oggi ti sei persa di casa. Sì, effettivamente mi sono persa di casa, non ho seguito il mio solito giro, ma perché? Perché mi stavo alterando io, no? Siccome c'ho lo sclero facile, pensavo che gli occhiali fossero un altro paio di occhiali di VRQT, come si chiama lei. E allora mi stavano girando leggermente. Invece no, la scienziata, guardate che bella! Sì, c'è un po' di difetti qua sul coso, ma... Ascolta, va benissimo così. Perché secondo me la scienziata è bellissima. Era una di quelle che volevo. Per cui siamo felici! Mettiamo... Oh, allora la prossima volta... Oh, hai visto che la magia di Elsa e la magia di Potter hanno funzionato? No, la prossima volta me porto... Silente. Me porto Anna. Me porto il cappellaio matto. E poi vediamo chi portarci ancora. Perché qua ci vuole la magia per fare le magie. Sì! Mettiamogli la collanina.
avere un po' di fortuna ci vuole la magia. Mettiamogli la collanina. Ce la facciamo a mettere la collanina? Se no, stacchiamo la coccia. Stacchiamo la coccia un attimo, gli mettiamo la collana e gli rimettiamo la coccia. Eccoci qua. Però potevi cambiare colore. Sei bellissima. Io non ho nulla da dirti, ok? Va bene, basta che appunto non ti lamenti più. No, tesoro, non mi lamento più perché sei bellissima e ci piaci tanto. Sì, guardate che bella! Oddio, sono troppo felice. Va bene, ragazzi, anche questa bolla l'ho scelta io stavolta. Credo che la prossima volta sceglierò ancora io le ball, ma vedete che c'ha mezzi di capelli rosa chiaro e mezzi capelli fucsia. Effettivamente anche qua ce li ha, lei doveva cambiare colore, non mi cambia colore, peccato, potevi cambiare colore. Però mettiamo l'adesivo. Allora, non cambia colore e gli esce l'acqua dalle orecchie, per cui gli mettiamo l'adesivo dell'interrogativo perché non ci cambia colore. Vabbè. Ragazzi, non importa, è bellissima lo stesso. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! Cioè, no, ragazzi, mi sono dimenticata di aprire il biberon, ma si può? No, ma non ce la posso fare io stamattina, eh. Sembra il biberon di Dollface. Però è tutta in tinta, è bellino anche il biberon. Sì, è un po' troppo forte, se vogliamo. Però va bene, dai. Eccolo qua, anche il biberon. Basta, non abbiamo più niente. Allora, tatuaggio, indizio, adesivi, doppia collana e biberon. Ok, ragazzi, a quest'ora, se buonanotte. Adesso abbiamo visto tutto. Scusatemi, ragazzi, alla prossima. Ciao!